Ciao, buongiorno. Allora, facciamo il resoconto di quello che abbiamo raccontato questa mattina nella nostra diretta. E naturalmente, insomma, ricordandovi anche un po' quello che siamo andati ad ascoltare. Insomma, l'archivio della radio avevo trovato alcuni 45 giri che parlavano di sigle televisive, colonne sonore. Voi vi siete veramente sbizzarriti tantissimo a ricordarmi anche alcune sigle TV che neanche mi ricordavo, perché siamo andati dietro gli anni. Io scherzando ho detto che siamo veramente vecchi perché siamo andati a riscoprire cose vintage. Ma va bene, a parte questo che è uno scherzo, vi ringrazio perché come sempre siete stati tantissimi anche quest'oggi, avete partecipato, avete chiacchierato tra di voi e questa è una bella cosa. Avrei voluto passarne di più di colonne sonore o di canzoni che mi avete richiesto, come anche me lo sono segnato. Revi che voleva ascoltare la canzone Versus par Versus, ma che non ce l'ho fatta, però me lo segno e la prossima volta cercherò di mettertela, così come abbiamo fatto con Manu, che insomma ci aveva richiesto la volta precedente gli Alan Parsons, e gliel'abbiamo messa oggi. Purtroppo il tempo è tiranno, come si dice, non riesco sempre a avere tutto a disposizione. Ma a parte questo, dicevamo, andando un po' a ricapitolare, beh, ci siamo ascoltati intanto. Dal film lo chiamavano Bulldozer con Bud Spencer, la sigla degli Oliver Onions, ma poi siamo andati ad ascoltare anche, secondo me, mitica questa serie televisiva, Dallas, J.R., Pamela Sue Ellen. Siamo andati a raccontare anche un po' la storia di questi telefilm e addirittura anche i Golden Globe che hanno vinto o comunque se sono stati più longevi come serie televisive. Infatti se la sono un po' combattuta Dallas contro i Doctor Who, ma penso che Doctor Who sia la serie televisiva che per la maggiore ha avuto più episodi. Mentre un'altra serie televisiva legata a un film poliziesco, che adesso mi sfugge veramente il nome, ma insomma ha vinto tre Golden Globe come miglior serie televisiva poliziesca, e questa era veramente anche vecchia da Sasa. Quindi poi si diceva un po' che alle volte comunque queste serie televisive ci permettono di raccontare un po' quella che è la realtà quotidiana. E quanto mai erano attuali una volta, tanto lo sono adesso. Poi mi avete parlato di vabbè, Miami Vice, mi avete parlato di Genitori in Blue Jeans, Otto sotto il tetto, che mi ricordo anch'io, oppure ancora insomma avete citato Hazard, mi avete citato anche altri che non conoscevo, legati allo spazio, legati insomma alle cose temporali, e ancora è stato tirato fuori anche addirittura un medico tra gli orsi, che non so se insomma tanti se lo ricordano, io me lo ricordo, molto bello sia per le scene ambientate in Canada ma anche poi per la storia, no? Vabbè, una storia anche d'amore se vogliamo bene. E poi insomma volevo farvi ascoltare quella che era la serie televisiva di Guy King, il robot guerriero, che sono andata a leggere e in realtà era una serie televisiva ambientata anche qui nello spazio. In realtà, quando ho messo effettivamente il disco, che è successo? Che in realtà il disco all'interno non era quello legato a quello che era la sigla televisiva, bensì un altro. Eh sì, perché negli archivi, insomma, si sa quello che si tira fuori, ma poi il disco non si sa che sia quello giusto. Insomma, chissà quanti ce ne saranno così, magari sbagliati, per cui sarà un duro lavoro, ma dovrò andare a cercare la copertina giusta e il disco giusto. Va bene, a parte questo, era per così salutarvi, ringraziarvi come sempre, aspettarvi in un prossimo appuntamento e dirvi che come sempre siamo insieme e ci piace raccontarci qualcosa legato alla musica. Per cui vi aspetto la prossima volta, mi raccomando, non mancate, come sempre state a casa perché siamo ancora in quarantena. Un bacio, ciao, alla prossima!